Buonasera, buonasera dal Teatro dei Differenti di Barga e ben trovato al confronto tra i candidati a sindaco per il comune di Barga. Grazie per essere qui questa sera all'interno del teatro e grazie all'amministrazione comunale che ci ha concesso questo spazio. Subito la presentazione dei protagonisti di questa sera in rigoroso ordine alfabetico. Sostenuta dalla lista Viviamo Barga, Caterina Campani. Sostenuto dalla lista Progetto Comune, Francesco Feniello. Sostenuto dalla lista del cuore, no inceneritore, Luca Mastronaldi. E infine, sostenuto dalla lista Prima Barga, Simone Simonini. Allora, il confronto si articolerà su 8 domande con tempo di risposta o di un minuto o di un minuto e mezzo e la possibilità di 8 repliche, poi appello al voto finale da 2 minuti. Ovviamente stasera non potremo toccare tutti i punti del programma elettorale dei candidati, questo appuntamento serve per farsi l'idea delle differenze che ci sono tra i candidati. Una raccomandazione al pubblico di comportarsi correttamente, ci vuole rispetto per tutti i candidati, siamo qui per ascoltare, non per fare il tifo. Adesso è tutto pronto, possiamo iniziare con la prima domanda. La prima domanda che in realtà è un intro, perché chiediamo ai nostri candidati di illustrarci lo slogan elettorale che li accompagna durante questa campagna elettorale. La prima a rispondere per sorteggio è Caterina Campani, un minuto e mezzo per rispondere. Allora, Viviamo Barga è il nome che abbiamo scelto, è un po' lo slogan che ci ha accompagnato in questa campagna elettorale e è una parola che racchiude quelli che sono i sentimenti che hanno accomunato il nostro progetto politico, cioè quello di vivere e amare il nostro territorio. C'è stato all'interno della nostra lista un forte rinnovamento, un'apertura alla società civile. Abbiamo cercato di cercare persone, coinvolgere persone che conoscono, che rappresentano i diversi settori della vita quotidiana, quindi dalla scuola, all'ambiente, alla sanità, al volontariato, al sociale, quindi tutti aspetti che potranno sicuramente dare un contributo per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie. La parola a Francesco Feniello. Buonasera, la nostra lista Progetto Comune si propone di effettuare il governo del paese unitamente ai cittadini che per troppi anni sono stati lasciati da parte. Noi vogliamo fare scelte condivise, programmate e, diciamo così, gestite insieme ai nostri elettori. Per troppi anni la politica di questo paese ha condizionato la vita sociale ed economica del paese. Vogliamo cambiare questo aspetto e quindi il progetto comune è quello che si prefigge. Vi ringrazio. Grazie. Mastronaldi. Buonasera a tutti. La lista del cuore e l'occhio editore, come dice il nome stesso, si prefigge specialmente di combattere quello che è comunque il tema più caldo all'interno del nostro comune, la realizzazione del pirogassificatore e comunque di tutelare tutte quelle cose che riguardano l'ambiente. La nostra è una lista molto omogenea, composta da
da personaggi che svariano dal commercio a imprenditori comunque e a operai. Oltre a questo, credo che nel nostro slogan principale, che troverete anche nei manifesti, ci sono tre parole: credibilità, onestà e trasparenza. Ecco, questo credo che siano le tre caratteristiche che sono da etichettare bene alla nostra lista. Grazie. Simonini. Buonasera a tutti. La nostra lista è una lista civica Prima Barca, sostenuta ufficialmente dai partiti di Lega e Forza Italia. Noi abbiamo fortemente voluto dare un input e quindi un senso politico alla nostra lista, e per questo abbiamo deciso di farci e farmi soprattutto appoggiare da questi due partiti. Nel nostro manifesto il nostro slogan è libertà, sviluppo e cambiamento. Libertà inteso sotto forma di pensiero, nel modo di ragionare, nel modo di approcciarsi e nel modo di confrontarsi con le altre persone. E sviluppo inteso come sviluppo soprattutto economico e della nostra società comunale, perché c'è bisogno di un forte rilancio. Cambiamento perché vogliamo, come dicevo in precedenza, dare un forte segno e senso di cambiamento a questo comune che per troppi anni è amministrato dalle solite persone. Grazie. Grazie. Non ci sono repliche da parte di nessuno, siete stati rapidissimi nella prima risposta, allora andiamo al secondo argomento. Si tratta del commercio, che è sicuramente tra i settori di azione anche da parte dell'amministrazione comunale in difficoltà a causa di una crisi economica che sembra senza fine. Qual è la ricetta per dare aiuto a questo settore? Un minuto e mezzo per rispondere, parte Simonini. Sì, innanzitutto dobbiamo far sì che il comune di Barga ritorni appetibile e quindi che i possibili nuovi imprenditori tornino ad investire in questo comune molto, molto importante. Noi quindi useremo una politica di sgravi fiscali laddove il bilancio ce lo consentirà. In più cercheremo di portare, quindi di attrarre nuove aziende sul territorio. Vorrei inoltre, una volta diventato sindaco, aprire un tavolo con tutti quei proprietari di immobili che oggi hanno molti fondi commerciali sfitti, per far sì che ci sia una collaborazione in maniera da far sì che si possano insediare sul territorio nuove attività imprenditoriali, che ci sia quindi un'entrata e quindi un beneficio per le casse comunali e inoltre, non meno importante, per far sì che ci sia un'entrata anche per il proprietario stesso dell'immobile che oggi lo tiene sfitto. Poi vorremmo soprattutto nella parte storica e quindi nella parte commerciale di Fornaci di Barga far sì che non ci siano altre aree, possibili aree a sviluppo commerciale, quindi il centro commerciale deve rimanere quello che è oggi articolato su Via della Repubblica. Grazie. Grazie. La parola a Caterina Campani. Allora, per quanto riguarda il commercio, credo che un punto di partenza fondamentale sia la nuova legge che è uscita alla fine del 2018 proprio sul commercio, perché apre a tutta una serie di opportunità per quanto riguarda l'apertura di nuovi fondi artigianali e commerciali ex novo, perché offre delle opportunità per quanto riguarda progetti legati all'arredo urbano, agli sgravi fiscali. Credo che sia importante istituire proprio un tavolo permanente che metta insieme non soltanto i commercianti, ma anche ovviamente il comune, i rappresentanti delle associazioni di categoria, le attività produttive, in modo da fare una programmazione mettendo insieme quelli che sono gli strumenti a disposizione e le risorse a disposizione.
Molto importante è il dialogo che ho aperto con Confesercenti, che mi ha dato una massima disponibilità a collaborare sul territorio e a dare a seguire questo percorso. Apriremo uno sportello di supporto alle attività commerciali una volta a settimana per poter dare la possibilità agli esercizi commerciali di potersi confrontare, di poter vedere quelle che sono le opportunità in termini di finanziamenti, in termini di credito agevolato, di start-up di impresa. L'idea è quella di collegare, creare una filiera tra quello che è la cultura, il turismo, il commercio, e quindi il commercio deve entrare molto anche nella promozione turistica, quindi vorremmo per esempio fare in modo che gli esercizi commerciali possano diventare anche una sorta di infopoint turistica. Grazie. Teniello. Per quanto riguarda l'attività commerciale, questa per troppo tempo è stata dimenticata, sono stati lasciati soli. I cittadini del comune di Varga, c'è stata una protesta proprio in questo senso, che sono stati tassati sulle insegne, sulla pubblicità. Non c'è stato aiuto verso queste attività, quindi dobbiamo cercare di rimediare. Secondo me il commercio è stato danneggiato anche dalla grande distribuzione. Bisogna ritornare ai negozi di vicinato, anche per far rivivere le frazioni, le zone disagiate. Quindi questo è il nostro progetto, aiutare le zone disagiate e le attività commerciali locali. In particolare bisognerebbe creare un collegamento tra Fornaci e Varga, il centro storico. Collegamento intendo con mezzi pubblici che attualmente mancano, quindi invogliare i turisti a visitare Fornaci ma poi arrivare anche a Varga, sia a livello culturale, così poi possono soffrire delle varie attività commerciali. Questo è il nostro pensiero. Grazie. Astronauti. La nostra ricetta per favorire il commercio all'interno del nostro territorio comunale è una visione imprenditoriale del commercio, quindi che comporta poi anche dei rischi per il comune stesso. Cosa intendo? Intendo favorire quelle attività, quelle aziende che vogliono investire sul nostro comune, non facendogli pagare tasse per 2 anni, in modo che il comune stesso poi comunque, una volta che queste nuove attività si sono inserite all'interno del territorio, potrà poi in seguito comunque riuscire poi ad avere anche quegli introiti mancanti nei primi 2 anni. Una visione quindi imprenditoriale anche di rischio, perché chiaramente poi non è detto che queste attività poi possano nel tempo persistere e continuare a resistere, però sono sicuro, che se la politica attuata è questa, riusciremo comunque a intervenire in maniera cospicua e determinata su questa cosa. Un'altra cosa da poter fare è sicuramente quella di intervenire sugli immobili sfitti, cercando il comune stesso di intervenire sui proprietari, cercando di favorire l'affitto di chi vorrebbe comunque prendere questi fondi, e quindi magari agevolare sia chi le vuol prendere che l'affittuario con sgravi fiscali. Finora sinceramente per il commercio Varga questa amministrazione ha fatto ben poco. Grazie. C'è qualcuno che vuole replicare? Sì. Campani, 30 secondi. Allora, per quanto riguarda la tassa delle insegne, preciso che è stato alcuni anni fa, è stata messa semplicemente a pulito una situazione perché c'erano delle irregolarità, non c'è stato nessun tipo di accanimento, tant'è che il Comune poi si è preso anche il compito di fare tutto un elenco di quelle che sono le scadenze per il pagamento della tassa delle insegne, per avere l'autorizzazione, perché è una tassa dovuta, non si può togliere, e quindi il Comune avvertirà via via, al momento in cui ci saranno queste scadenze, avvertirà gli esercizi commerciali e quindi potranno pagare regolarmente. Grazie. Altre repliche? Feniello. Ha detto che questa amministrazione non ha fatto tanto, ma in questa amministrazione Mastronaldi era presente in 5 anni, anzi 10 anni, 15 anni, quindi credo che si dovevano impegnare entrambi. Questo è importante, come ha detto Mastronaldi, detassare secondo me le nuove attività commerciali che vogliono investire nel centro storico, almeno per i primi 3 anni dall'inizio dell'attività. Grazie. Mastronaldi.
Beh, se è vero che è 10 anni che sono in Consiglio Comunale, è anche vero che non ho mai fatto parte dell'amministrazione comunale, nel senso come governo. A livello di stimoli sicuramente non è anche vero che non sono mai intervenuto, perché proprio in riferimento a quello che parlavate prima delle insegne, sono stato anche uno che ci ha fatto delle interpellanze, e quindi credo che il mio apporto a livello comunale sicuramente da un punto di vista del commercio l'ho dato, ma forse Feniello era affaccendato in qualcos'altro e non si ricorda. Grazie. Simonini? Simonini? Silenzio, prego. Ma in realtà riprendo un po' le dichiarazioni e le parole della candidata Campani, parlando con le associazioni, con i commercianti, insomma un po' con tutti quelli che fanno imprenditoria sul territorio, tutta questa vicinanza da parte dell'amministrazione comunale uscente non si è vista, quindi io muovendomi e incontrando moltissime persone ho registrato un grosso malcontento. Grazie. Altre repliche? Non ci sono? No. Allora, chiuso il commercio, chiudiamo anche la prima parte della trasmissione e andiamo in pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta dal Teatro dei Differenti di Barga per il confronto tra i candidati a sindaco. Continuiamo con le nostre domande. Il prossimo argomento che affrontiamo è quello della sanità. Lo affrontiamo anche perché qui a Barga c'è l'ospedale. Quindi chiediamo ai nostri candidati se hanno delle proposte, come intendono muoversi in ogni caso in questo settore. Un minuto e mezzo per rispondere e parte Mastronaldi. Bene, per quanto riguarda l'ospedale San Francesco di Barga, nel nostro programma abbiamo inserito la riapertura del pronto soccorso, perlomeno per i codici che vanno dal bianco al giallo, questo non per togliere nulla al Santa Croce di Castelnuovo, ma bensì per andare a alleggerire, secondo noi, una situazione che va invece proprio a gravare sull'ospedale di Castelnuovo. E comunque anche per rendere un servizio che è stato tolto all'ospedale Santa Croce e all'ospedale San Francesco, scusate. La realizzazione di una piazzola di aria soccorso che a oggi è posizionata all'interno del campo sportivo di Barga, che riteniamo chiaramente che non sia la zona più idonea per poter fare arrivare i mezzi sia di ambulanza che il Pegaso stesso. L'ospedale di Barga sta vivendo una situazione molto grave, e questo secondo me è da imputare alle politiche regionali di chi ci amministra. Ci sono reparti che stanno soffrendo, come quello di ginecologia e ostetricia, dove i numeri di reparti sono vistosamente calati. Il reparto di riabilitazione Ferro dell'Occhiello di Barga necessiterebbe di più punti letto. Il reparto di medicina si sta trasformando quasi in un reparto di geriatria. Oltretutto il primario passa più tempo forse a Castelnuovo che a Barga. La mancanza di un TAC e la perdita dell'emozione. È finito il tempo. Meno male. Grazie. Okay. Simonini, un minuto e mezzo. Sì, ma in realtà la vera domanda sarebbe non cosa vogliamo fare noi sulla lista prima Barga sul presidio, sul punto ospedaliero di Barga, ma cosa è stato fatto in questi anni, o meglio cosa non è stato fatto. Noi sappiamo che la sanità e quindi la sanità legata al territorio non è una competenza diretta del sindaco, in questo caso del comune di Barga, però sappiamo benissimo che forse il sindaco precedente del comune di Barga avrebbe dovuto picchiare qualche pugno in più su qualche tavolo. In realtà lo snodo fondamentale sarà quello del prossimo anno con le elezioni regionali, dove finalmente cambiando
colore alla Regione Toscana con una nuova giunta e quindi con una nuova amministrazione regionale potremmo cambiare le politiche regionali di competenza della regione, quindi lo snodo fondamentale per questi presidi ospedalieri sarà sicuramente il prossimo anno. Sicuramente bisognerebbe perlomeno nel presidio di Varga salvare quello che oggi c'è e renderlo funzionante e funzionale al massimo, e bisognerebbe riportare, o meglio trasformare, il PPS, un punto di primo soccorso, in un PS, in un pronto soccorso, proprio per anche alleggerire il presidio ospedaliero di Varga, di Castelnuovo, scusate. Grazie. Campani. Allora, in questi anni sono stati fatti diversi investimenti, soprattutto sull'ospedale di Varga. Parlo della dialisi, parlo della nuova sala parto, parlo anche di tutta una serie di tecnologie che sono state comprate per la riabilitazione. C'è la possibilità, da un punto di vista strutturale, di fare ulteriori interventi per recuperare certe parti, certe zone che possono essere adibiti ad ulteriori servizi, come poi gli ambulatori. La cosa che prevalentemente ci viene richiesta e che potrebbe fare un salto di qualità è legata al fatto di puntare su un investimento da un punto di vista della diagnostica, con una diagnostica un po' pesante, così si definisce, e soprattutto riguardo al personale, perché effettivamente in certi reparti, in certi settori c'è della carenza di medici, infermieri e personale tecnico, quindi c'è da monitorare la situazione. Dal punto di vista diciamo del pronto soccorso c'è da intervenire su quello di Castelnuovo, perché ci sono alcune criticità, come invece bisogna cercare di informare meglio i cittadini il più possibile per quelle che sono le casistiche che possono portarlo a rivolgersi al punto di primo soccorso a Varga, ovviamente monitorando molto attentamente tutto il servizio di emergenza-urgenza che c'è sul territorio. Grazie. Feniello. Prego. Allora, noi per troppi anni abbiamo visto partire reparti dell'eccellenza dell'ospedale di Varga. Abbiamo perso il pronto soccorso. Ultimamente abbiamo perso il laboratorio di analisi. Tutto è stato trasferito a Castelnuovo. La cosa che chiediamo noi è un pronto soccorso efficiente a Varga, perché secondo noi il reparto che serve è quello salvavita. Poi ci possono trasferire, una volta stabilizzati, in altri posti, in altri ospedali. Perché la criticità di raggiungere a volte in periodi invernali l'ospedale di Castelnuovo e il pronto soccorso è alta, ci sono sempre frane, a volte abbiamo trovato la strada chiusa. Forse in quel caso serve davvero l'elicottero, ma io sono contrario, ora come diceva Mastronaldi, alla realizzazione di un atterraggio per l'elicottero accanto all'ospedale. Per quale motivo? Perché se non c'è un pronto soccorso per le emergenze urgenze l'elicottero serve a poco, perché il ferito viene recuperato sul territorio, più vicino al luogo dove si è infortunato, e poi trasportato nell'ospedale magari a Pisa e in altri luoghi. Quindi noi abbiamo bisogno di un pronto soccorso, abbiamo bisogno di un ambulatorio di acqua oncologico, perché i malati tumorali spesso devono recarsi a Castelnuovo, e capite le difficoltà anche come si muovono, la deambulazione di questi soggetti che sono gravemente ammalati è critica, quindi dobbiamo facilitare l'avvio presso un ambulatorio che sia di vicinanza. Ecco, io insisto sempre con i servizi di vicinanza. Grazie. Una replica di Caterina Campani. Allora, proporre di riportare il pronto soccorso a Varga è dare fumo negli occhi alla gente. Questo perché bisogna conoscere le leggi. Oggi la legge, e poi si può discutere quanto questa sia giusta o sbagliata, però oggi la legge definisce quelli che sono gli standard ospedalieri. Noi siamo un ospedale di primo livello che è definito tale in base alla popolazione che diciamo ruota intorno all'ospedale. Noi in Valle del Serchio abbiamo un presidio ospedaliero suddiviso su due strutture, c'è un pronto soccorso a Castelnuovo e non può essere creato un altro pronto soccorso a Varga. Semplicemente questo. Grazie. Feniello.
Conosciamo bene la normativa, ma per questo va cambiata, proprio in base alla criticità del luogo, quindi alla viabilità nostra e il pronto soccorso è importante. L'abbiamo perso, bisogna cambiare la legge. Le leggi si cambiano. Grazie. Mastronaldi. Beh, il fatto che non ci possa essere non vuol dire che non si possa fare una battaglia, dico, come sono stati fatti a suo tempo, dico, portando anche gente in piazza, come è sempre stato fatto a Barga, perché è una cosa sentita, per poter comunque cercare di riottenere quello che abbiamo perso. E per quanto concerne la piazzola per la risoccorso, io credo che sinceramente il fatto che si dica che non sia utile la trovo veramente aberrante, perché posizionare una cosa del genere all'interno di un campo sportivo credo che sia sicuramente tutto fuori che il luogo più opportuno. Grazie. E c'è anche Simonini. Bah sì, ci sono le leggi sbagliate, leggi fatte sia da chi ha governato per 7 anni il paese nel modo sbagliato, sia da chi ha governato da sempre la regione Toscana. Quindi bisogna intervenire cambiando sicuramente queste leggi e investendo sui presidi anche cosiddetti montani, per far sì che la popolazione possa avere dei giusti servizi. Grazie. Ancora Campani. C'è un problema anche di sicurezza, nel senso che un pronto soccorso deve fare anche certi numeri perché sia garantito il livello di sicurezza. Quindi ad oggi si raggiungono difficilmente anche su Castelnuovo, per cui diciamo, avere un altro pronto soccorso a Barga non garantirebbe, appunto, non ci sarebbero i numeri tali da garantire diciamo, la sicurezza proprio del servizio stesso. Grazie. Qualcun altro vuol prendere la parola? Feniello? Prego. Il problema è che la sicurezza non è garantita assolutamente. Chi è stato a pronto soccorso a Castelnuovo è di tempi di attesa. I tempi di arrivo, il ferito che deve essere trasportato dal luogo dell'evento all'ospedale sono talmente lunghi, in condizioni di normalità. Figuriamoci in condizioni di criticità. Quindi per noi questo è importante. Replicando a Mastronaldi, non ho detto che non è utile la piazzola all'ospedale. Attualmente non è utile perché non ci abbiamo un servizio di emergenza urgenza. Il ferito viene preso a campo sportivo a Barga, come può essere recuperato a campo sportivo di Castelvecchio, quindi nel luogo più vicino dove c'è l'evento. Grazie. Qualcun altro? Mastronaldi. Ma il fatto che i numeri non consentino l'apertura di un pronto soccorso, si ritorna un po' comunque a quello che dicevo prima. Le battaglie, quando sono giuste, vanno fatte e vanno portate avanti, e i primi che si devono muovere e che hanno questa responsabilità sono chi amministra. Se un'amministrazione è forte, se ha l'appoggio, come c'è stato in passato, dei cittadini, io credo anche che chi amministra la regione debba comunque farsi carico e sentire quelle che sono le voci di una comunità. Grazie. Ok, non ci sono altre repliche, quindi chiudiamo anche... No, c'è un'altra replica. Feniello. Prego. Visto che Mastronaldi ha citato le responsabilità di chi amministra, e queste ci sono, io mi rifaccio anche a quello che ha detto Simonini. Simonini ha detto forse cambierà la regione toscana. Ci saranno problemi, visto il deficit sanitario che hanno lasciato per chi amministrerà poi la regione toscana. Grazie. Stavolta non ci sono davvero più altre repliche, quindi allora possiamo chiudere l'argomento sanità e passare alla quinta domanda. E per la quarta domanda chiamo in causa il collega Luca Galeotti, direttore del giornale di Barga. Eccolo qua, un applauso. Buonasera a tutti. Prego Luca. Allora Luca Galeotti, intanto c'è un appuntamento importante domani per il 70° anniversario dell'attività dell'apertura del giornale di Barga. Sì, domani in anticipo, perché poi la data sarà il 29 maggio, comunque in anticipo festeggeremo i 70 anni del giornale di Barga.
ci sarà un incontro nella sala consiliare, parleremo della resistenza dell'informazione. Dopo ci sarà l'inaugurazione di una mostra dedicata sempre a questo tema. E quindi chi vuole venire bene accetta. Siete tutti invitati. Allora andiamo appunto alla quinta domanda. Parliamo di un argomento di cui si è parlato poco ultimamente a Barga, prego. Sì, direi proprio così. Chiaramente parliamo del gassificatore di KME e io chiedo ai candidati a sindaco che cosa farete nel caso il progetto avesse tutti gli avvali da parte di regione e commissione che deve valutare, e quindi che cosa farete in questo caso. Grazie Luca. Grazie a tutti. Allora la domanda è chiara. Un minuto e mezzo per rispondere e parte Feniello. Secondo me è impropriamente chiamato pirogassificatore, perché in realtà è un inceneritore. L'abbiamo chiamato stazione energetica, l'abbiamo chiamato pirogassificatore, ma è un inceneritore che non fa altro che incenerire dei rifiuti attraverso un processo di pirolisi, ma in realtà diminuisce la massa dei rifiuti e crea rifiuti pericolosi, quindi non è che la filiera poi viene chiusa, ci crea altri problemi. Quello che faremo noi sarà sicuramente quello che ci permetterà poi la normativa, quindi un ricorso al TAR se ci sono le condizioni, e quello che possiamo fare è quello, non possiamo farlo saltare per aria sicuramente, non è nei nostri modi, però ci impegneremo ad attivarci con tutte le azioni possibili, sempre in linea con la normativa, e secondo noi devono essere già stati presi provvedimenti per fermarlo, cosa che non è stato fatto. Grazie. Mastro Naldi. Questa è la battaglia più importante che la mia lista e tutto il gruppo che ho il piacere di rappresentare sta portando avanti ormai da parecchio tempo. Cosa faremo? Ci opporremo chiaramente in tutte le sedi possibili e immaginabili, dal ricorso al TAR al Consiglio di Stato, qualsiasi cosa possa impedire la realizzazione di questo pirogassificatore, potete avere la garanzia che l'eventuale sindaco Mastro Naldi lo farà. Mi sono sempre battuto contro questa cosa, sono stato il primo anche in Consiglio Comunale a affrontare questa tematica. Allora venivo tacciato di allarmista e adesso invece tutti si sono allineati all'essere contro questo progetto di KME. Si sono allineati soprattutto quelli che dopo il 4 di marzo, essendosi accorti che il responso politico li vedeva sconfitti, hanno puntualmente cambiato idea su questa tematica, da attendisti, in alcuni casi con alcuni rappresentanti anche favorevoli, sono passati a essere contrari. Ecco, quindi credo che la gente deve meditare molto su questa tematica, perché è una tematica importante, e deve avere sicuramente fiducia forse in quella persona che questo problema l'ha sollevato. Grazie. Simonini. Sì, innanzitutto bisognerebbe avere il coraggio di dire le cose come stanno. Sono stati fatti diversi incontri tra Comune di Barga e Regione Toscana e ovviamente è partito un tavolo dove si è parlato molto del pirogassificatore e è stato deciso che Fornaci di Barga e quindi la KME poteva essere il punto giusto, ecco, diciamo così. Noi in realtà siamo un po' fuori dal coro, noi come lista Prima Barga rispetto agli altri tre candidati. Non siamo, l'abbiamo sempre detto, non siamo né a favore né contro il pirogassificatore. Il problema, nel caso fosse autorizzato questo tipo di impianto, se si vuole chiamare problema, sarà quello di essere più lungimiranti e quindi di andare a capire come poter garantire sicurezza a tutti i cittadini e quindi come poter eventualmente
eventualmente anche controllarlo direttamente. A me mi piace sentire che tutti faranno ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, però dovrei rigirare in questo caso la domanda. Se i vari ricorsi, i gradi fossero negativi e quindi fossero persi dal futuro amministratore di Barga, cosa faranno? Faranno finta che il pirotesificatore tempo eventualmente non ci sia, oppure cercheranno di, in questo dobbiamo caso chiudere, di amministrarla? Grazie. Campani. Siamo nella fase di valutazione, nel caso appunto in cui si apra la conferenza dei servizi, il Comune di Barga farà valere tutte le sue ragioni, perché delle basi ci sono, quindi esprimendo un parere sanitario negativo. Ci sono tutta una serie di elementi di forte contrasto rispetto a quelli che sono gli strumenti urbanistici, non soltanto comunali ma anche sovracomunali. C'è tutta una serie di elementi di contrasto anche per quanto riguarda l'aspetto del paesaggio, per esempio. La Commissione Intercomunale del Paesaggio ha già espresso parere negativo proprio perché c'è contrasto tra il progetto e quello che è anche lo strumento del regionale, il piano paesaggistico regionale. Quindi andremo oltre proprio sulla base di questi contenuti e su tutti i contenuti che sono stati presentati dal Comune di Barga nelle osservazioni che sono scadute il 15 di marzo, quindi faremo valere queste ragioni anche con eventuale ricorso al TAR e ricorso al Consiglio di Stato. Grazie. Sono repliche? No, prima non può replicare lei dopo che ha parlato. Finiello, prego. Allora, la replica era ha detto Simonini se dovessero farla. Secondo me non ci sono le condizioni attualmente, perché il piano strutturale non lo permette, di questo sono convinto. Qualora lo dovessero fare, il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale metterà in atto tutte quelle azioni per controllare la qualità dell'aria e eventualmente adottare provvedimenti per mitigare gli effetti degli inquinanti, provvedimenti anche che possano arrivare al fermo dell'impianto. Grazie. Campani. Prego. Da precisare a Simonini la posizione del Comune di Barga. Sfido a trovare una qualsiasi affermazione dove il Comune di Barga prima del 4 marzo ha detto che era favorevole. Il Comune di Barga ha partecipato a degli incontri dove ha sempre cercato di portare avanti la sua posizione dicendo che era contrario a questo tipo di impianto, quindi cercando di convincere l'azienda a valutare tutte le possibili soluzioni che potevano essere percorse in alternativa al pirogassificatore. Nel momento in cui KME è andata avanti e si è vista la sua determinazione, si sono interrotti completamente i rapporti, tant'è che poi ne è scaturito tutta quella, diciamo, situazione tra KME e il Comune. Grazie. Prima Simonini, poi Mastronaldi. Simonini. Ma innanzitutto mi sembra alquanto incredibile che l'amministrazione comunale di Barga abbia interrotto completamente i rapporti con KME, pur essendo per il comune il primo contribuente, quindi pur dando tanti posti di lavoro. Per quanto riguarda il fatto, magari ci sarà modo anche di approfondire nei prossimi giorni e vedere e capire se ci sarà quello, insomma, che c'è stato e che... Tempo. Mastronaldi. Ma quello che emerge è che non c'è un ente che non abbia dato un parere negativo su questa opera che KME vuole svolgere. La domanda, tanto forse, che porla a noi, Simonini la dovrebbe porre a se stesso su questa cosa. Ma se diventasse per disgrazia sindaco, no? Dico, in conferenza dei servizi, quale posizione terrebbe, dico, rappresentando il Comune di Barga? Perché poi una posizione prima o poi la dovrà pur prendere, dico, come rappresentante delle istituzioni. Tempo. Simonini. Boni. Simonini.
Ma Mastro Naldi, innanzitutto vediamo, ci sono state 650 osservazioni, io di certo non voglio abbattere e togliere queste 650 osservazioni, vediamo cosa verrà fuori, se le osservazioni saranno negative, non dico 650, ma magari le molte o le più importanti, il problema si risolverà da solo perché non verrà autorizzato il progetto, quindi su questo ne sono fiducioso e possiamo star tranquilli, credo. Grazie. Feniello. Come ho già detto, loro hanno ancora dubbi. Io dubbi non ce n'ho perché questo impianto, secondo me, non può essere realizzato. È anche vero che non ci sono prove di chi ha detto sì prima e poi ha detto no successivamente. Però ci sono state azioni, secondo me, poco incisive. Quindi potevano fare di più, sicuramente. Grazie. Mastro Naldi e poi Campani. Singolare, i dubbi c'era lui, io dubbi non ho mai avuti. Campani. In risposta, per quanto riguarda i rapporti con KM, si sono interrotti, ma non certo per colpa del Comune di Barga, perché se andate a guardare tutti gli articoli che sono usciti, noi abbiamo sempre avuto toni aperti, tranquilli, calmi, di collaborazione, di cercare di rimettersi a un tavolo. Siamo stati derisi, siamo stati presi in giro, sono stati usati toni da parte di KM molto duri e molto arroganti, e da parte nostra invece c'è sempre stata una piena e totale apertura a rimettersi a un tavolo, a ragionare, perché le opportunità per poter intervenire sull'abbattimento del costo dell'energia elettrica ci Tempo. Sono, ma non attraverso il pirogassificatore. Simonini. Sì, ma dal mio punto di vista, l'ho sempre detto, bisogna saper scindere magari una pur giusta opinione personale da un parere, quindi da un'opinione da amministratore, in questo caso del Comune di Barga. Quindi bisogna fare la quadra sostanzialmente, e bisogna dialogare con l'azienda, dialogare con Regione, dialogare con le stesse sigle sindacali, con i dipendenti, bisogna fare Tempo. Un quadro generale. Grazie. Campani. E poi Feniello. Su questo concordo perfettamente con quello che dici, infatti sono l'unica che sul programma ha scritto che la prima cosa da fare è di riaprire un dialogo con KM. Grazie. Feniello è alla penultima replica. Prego. Io sono d'accordo con loro per il dialogo, però secondo me hanno dialogato troppo in questi anni. Perché il pirogassificatore va a insistere su un sito già inquinato, ci sono delle prove, dei certificati analitici che dicono che lì ci sono degli inquinanti presenti. Il Comune di Barga, nella conferenza dei servizi per i siti inquinati, è sempre stato capofila, se non vado errato, però non ha mai informato i cittadini di quello che c'è e di quello che deve essere fatto e di quello che non è stato fatto per bonificarli. Grazie. Mastro Naldi. Io credo che il dialogo si cerca con quelle persone che sono disponibili a avere un dialogo. L'arroganza, la presunzione che ha KM è veramente stratosferica, e sinceramente il mettersi a tavolino con certi personaggi mi darebbe parecchio fastidio. Quindi ribadisco chiaramente il mio no secco a questo progetto. Difficilmente avrei stimoli per poter andare a parlare con delle persone che non hanno mai presentato un piano industriale credibile. Grazie. Esaurito, Feniello, si gioca l'ultima replica qui. Prego. Mastro Naldi ha ragione, il piano industriale non è credibile, è un piano che serve all'azienda e non agli operai, serve all'azienda per fare business, ma non serve a creare occupazione. Quindi secondo me il piano non è credibile e va sicuramente discusso con l'azienda un piano alternativo. Questa è la possibilità gli va data. Grazie. Simonini.
Ma con sincerità, o sono stato più bravo pur non essendo un amministratore del comune di Varga o consigliere di opposizione nel dialogo, sono stato sicuramente più fortunato. Il dialogo, tutti vogliono riaprire o aprire un dialogo, in realtà dal mio punto di vista ho sempre cercato, insomma, di parlare con tutti e di prendere più informazioni possibili e di, insomma, di non dare contro nessuno o a favore di qualcun altro. Quindi o sono più bravo o più fortunato. Grazie. Ci sono repliche? No. Allora, chiudiamo anche l'argomento KME, andiamo in pubblicità. A tra poco. Siamo tornati in diretta dal Teatro dei Differenti di Varga per il confronto tra i candidati a sindaco. Siamo arrivati alla quinta domanda e stavolta parliamo di turismo, ma anche di manifestazioni che richiamano i turisti. Penso per esempio a Varga Jazz, che è una manifestazione che ha compiuto i 30 anni. L'argomento è importante per una città di Varga che vive in buona parte anche di turismo. Quindi chiediamo ai nostri candidati che cosa hanno intenzione di fare in questo campo d'azione. Inizia Caterina Campani, un minuto e mezzo per rispondere. Audio. Attenzione, c'è qualcosa che non va. Vi siete scaldati troppo con la KME. Abbiamo un microfono d'emergenza. Prego. Ci siamo. Prego. Ripartiamo. Allora, i dati sul turismo in questi anni ci hanno dimostrato come c'è stato appunto un aumento dell'affluenza turistica, a differenza di quello che avviene anche nei comuni limitrofi, che invece hanno a volte avuto dei trend negativi. Questa testimonianza appunto di grandi iniziative che Varga risulta essere di forte attrattiva. Quindi quello che noi vogliamo provare a fare, per provare a fare un salto di qualità, è promuovere i diversi tipi di turismi. Quindi noi siamo prettamente impegnati soprattutto su un turismo di tipo culturale, invece vorremmo provare a sviluppare altri tipi di turismo: il turismo montano, il turismo sportivo, il turismo enogastronomico. Ci sono delle manifestazioni molto importanti che in questi anni sono molto cresciute, manifestazioni che hanno una rilevanza a livello nazionale, e quindi continueremo a supportare tutte queste iniziative. Anche da questo punto di vista vorremmo provare a fare un'operazione preventiva, nel senso di organizzare e quindi in una maniera più sinergica con tutte le manifestazioni che ci sono sul territorio, provare a fare anche un calendario unico delle manifestazioni da promuovere l'anno prima, e da questo punto di vista anche la promozione turistica subirà un cambiamento di tendenza, perché svecchieremo un pochino il modo di fare promozione turistica, quindi con le stesse risorse però faremo promozione turistica in un modo diverso. Grazie. Però lo tenga lì. Feniello. Prego. Noi puntiamo a sviluppare un turismo culturale. Secondo me bisogna attrarre i turisti, portarli nel nostro comune. Per troppo tempo è mancata, diciamo così, l'informazione. Per portare i turisti bisogna investire di più. L'ufficio turistico spesso è chiuso. All'interno del centro storico va delocalizzato. Non è il posto idoneo e più delle volte i turisti aspettano alla porta. Abbiamo delle potenzialità enormi. Abbiamo dei musei che sono l'eccellenza, abbiamo altre risorse per quanto riguarda il paesaggio, quindi dobbiamo investire su questo e portare i turisti a Varga. Come possiamo farlo? Lo possiamo fare con la collaborazione di tutta, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e logicamente dell'amministrazione, che deve dare supporto. Purtroppo ho visto che a livello economico
mancano le risorse. Controllavo l'altro giorno e ascoltavo Caterina durante il Consiglio Comunale, ci abbiamo un disavanzo che poi va controllato meglio quando poi andremo lì a governare il paese, di 1.800.000 euro, come la Corte dei Conti ha richiamato l'amministrazione comunale a rientrare. Quindi questa è una cosa che mi preoccupa. Se non ci sono soldi non possiamo sviluppare il turismo. Grazie. Mastronaldi. Barga è cultura, Barga è turismo, Barga sa offrire quanto di più bello possa esserci forse dell'intera valle e della nostra zona. Ci sono delle cose che vanno oggettivamente migliorate, il collega Feniello ha accennato al punto turistico all'interno di Barga che va sicuramente delocalizzato, ma vanno anche create altre strutture di ricevimento turisti, specialmente presso le stazioni ferroviarie di Fornaci e quelle di Barga Gallicano. Implementare anche i canali telematici del comune per dare un'informazione maggiore a chi ne fa accesso e soprattutto ampliare comunque anche la promozione turistica non solo esclusivamente nel territorio del comune di Barga ma anche nelle zone magari di Lucca, una promozione più mirata anche con cartellonistica per promuovere il nostro territorio, secondo me andrebbe a vantaggio di tutto, poi dico non solamente della gente che viene a Barga ma ci viene anche soprattutto per le sue bellezze, per la sua storia. Dico, abbiamo Casa Pascoli, abbiamo la Rocca di Sommocolonia, abbiamo molte cose all'interno del nostro territorio che meritano di essere visitate e quindi credo che una maggiore attenzione magari anche istituendo proprio un assessorato ad hoc sul turismo sarebbe una cosa giusta. Grazie. Simonini. Sì, cercherò di dire qualcosa di diverso purché ritenga alcune cose giuste che hanno detto i miei colleghi. Allora, innanzitutto Barga gode di un turismo naturale, quindi Barga è un comune che ha una straordinaria vocazione turistica. Noi vorremmo creare un marchio registrato per il comune di Barga, un marchio registrato per vendere quindi i pacchetti turistici e quindi per far sì che Barga sia un posto ancora più conosciuto di quello che è oggi, è già conosciutissimo sia a livello regionale, nazionale e perché no anche internazionale. Inoltre è molto giusta il discorso dell'info tourist, dell'informazione turistica, perché oggi lo troviamo in cima al centro storico, spesso si trova chiuso e quindi sarebbe importante e anche opportuno spostarlo sul fondo valle con la giusta cartellonistica in maniera che i turisti magari possano, per prendere informazioni su tutto quello che c'è di straordinario nel comune di Barga, possano passare perché no da Fornaci di Barga, quindi visitare anche le attività commerciali, magari portare un beneficio alle attività commerciali eccetera. È importante anche il turismo sportivo, però oggi purtroppo, per concludere brevemente, manca sia un palazzetto dello sport che è in costruzione, sia una piscina che grazie. È in stato d'abbandono. Ci sono repliche, Campani. Vorrei tranquillizzare i cittadini sul disavanzo. Allora, è un disavanzo tecnico, nel senso che nel 2015 c'è stato un cambio della legge per cui sono cambiati proprio i principi contabili che hanno portato ad una revisione di tutti un riaccertamento dei residui attivi e passivi del comune. Questo ha fatto sì che appunto ci fosse questo disavanzo tecnico, ribadisco, tant'è che la legge prevedeva, il Ministero ha previsto che questo disavanzo potesse essere ripianato in 30 anni. Nell'ultimo Consiglio Comunale questi 30 anni sono stati abbassati a 20. Comunque ribadisco, è un tempo. Disavanzo tecnico. Grazie. Allora, chiuso l'argomento turismo. Ci fermiamo per un brevissimo break e torniamo tra poco.
Riprendiamo il confronto tra i candidati a sindaco per il comune di Barga. Siamo arrivati alla sesta domanda. Vi ricordo che le domande complessive sono 8, poi c'è l'appello al voto. Sesta domanda, si parla di scuole, un argomento importante in ogni comune, ovviamente anche a Barga. Chiediamo gli interventi che secondo i candidati ci sono da fare nei prossimi 5 anni e comunque com'è la situazione attuale a loro parere. Un minuto e mezzo per rispondere e parte Simonini. Prego. Allora, innanzitutto non possiamo non dire che a Barga, purtroppo, legata alle scuole c'è una grossa problematica, e mi voglio riallacciare un po' a un discorso saltato in precedenza, che è la viabilità. Cioè, Barga ha degli istituti importanti, degli istituti sia di competenza comunale, che sono le scuole primaria, scuole medie e scuole l'asilo in sostanza, ma anche molti indirizzi di scuole superiori. A Barga cos'è mancato in questi anni? È mancata una viabilità. Molte problematiche che si possono riscontrare con il passaggio dei bus, quindi nel momento in cui c'è l'uscita o l'entrata delle scuole, il traffico è quasi congestionato, questo lo dobbiamo senza ombra di dubbio dire. In più gli stessi bus non godono di un parcheggio idoneo, quindi le troviamo con grossi pericoli per la gente, per le persone, per gli studenti stessi, parcheggiati lungo le strade, quindi con persone che devono smistare il traffico. In più a Barga forse manca un raggruppamento, ecco, delle scuole di competenza comunali, che ho letto anche nel programma di Campani, e anche in precedenza, se non erro, ne era stato parlato, manca questa cittadella magari scolastica che a Barga mai è stata realizzata. Grazie. Campani. Allora, rispetto alla scuola ci saranno tutta una serie di investimenti. Intanto c'è da completare il polo scolastico a Fornaci con un finanziamento che è già arrivato, quindi il completamento della mensa. Ci saranno altri due interventi che riguardano l'efficientamento energetico, e con questi si chiuderà tutto, diciamo, gli investimenti sull'efficientamento energetico di tutte le scuole. Ovviamente il nostro progetto più importante è quello legato alla cittadella scolastica di Barga. L'area è già stata individuata sul regolamento urbanistico, è già stato chiesto il finanziamento per il primo lotto dei lavori, che è già quindi in graduatoria, una graduatoria del Ministero. L'obiettivo è quello di spostare la scuola materna e la scuola elementare nel nuovo polo scolastico e spostare invece la scuola media nell'attuale scuola elementare. Nella scuola elementare ci sono altri 650.000 euro da investire per l'adeguamento antisismico. Sul bilancio di quest'anno sono stati previsti 100.000 euro per il discorso delle scuole medie, perché le scuole medie in questo momento hanno una sofferenza per quanto riguarda l'offerta didattica dal punto di vista dei laboratori, e quindi abbiamo appunto stanziato questi soldi per poter sopperire a questa criticità che abbiamo. Grazie. Feniello. Per quanto riguarda l'istituto scolastico, noi abbiamo un polo di eccellenza, che è l'istituto alberghiero. Secondo me va sfruttato di più, nel senso che vanno creati dei laboratori sul territorio, e quindi ci deve essere una sinergia con le attività commerciali e le altre attività alberghiere, e investire sui giovani, iniziarli a fargli capire qual è il lavoro. Perché purtroppo la scuola poi è fine a se stessa all'interno dei laboratori scolastici, ma il caso concreto si vive sul territorio. Quindi secondo me è importante fare dei laboratori proprio all'interno del comune, anche nei comuni vicini. E questo è importante. Per quello che diceva Simonini, per la viabilità effettivamente ci sono delle problematiche, in particolare con la scuola alberghiera. Vediamo tutti i giorni che Canteo, chi abita lì, è bloccato dai pullman e ci sono situazioni di pericolo. Ma non solo, ma ci sono anche delle situazioni, secondo me, di degrado che vanno migliorate nelle vicinanze della scuola. Mi riferisco al magazzino comunale, che potrebbe essere utilizzato, anziché come magazzino comunale, magari come un polo per la sosta dei pullman, e togliere i pullman da Viale Cesare Biondi, che costituiscono un pericolo per la circolazione ma anche per i ragazzi stessi.
Quindi la scuola va migliorata in questo senso, che vanno coinvolti i ragazzi all'interno delle attività commerciali e turistiche della zona. Grazie. Mastro Naldi. Beh, l'offerta che il Comune di Barga offre da un punto di vista scolastico è un'offerta molto ampia e credo che vada comunque, cioè bisogna continuare comunque a cercare di migliorarla. E per quanto concerne la proposta della mia lista, che ci piacerebbe realizzare, è quello di un ulteriore asilo nido per cercare comunque di ridare una maggiore offerta, specialmente a quei genitori che sono in difficoltà e che poi magari devono portare i propri bimbi in strutture fuori dal comune. Quindi aumentare l'offerta sull'asilo nido. Il discorso viabilità che è stato affrontato è un discorso importante, credo che sarebbe facilmente risolvibile se finalmente si mettesse mano a quel progetto ormai trentennale, se non quarantennale, dico, della strada di collegamento fra il ponte di Fornaci e Barga. Darebbe soluzioni molto idonee, non solo dico, per un collegamento, come si diceva prima, dico, per il presidio ospedaliero, ma metterebbe sicuramente Barga e il Fondovalle in condizioni di avere un collegamento molto rapido e veloce. Preferirei anche che poi comunque, quando dicevo di ampliare l'offerta scolastica, che fosse anche presa in considerazione di poter spostare qualcosa anche nella frazione di Fornaci di Barga, visto che è facilmente collegabile sia col pullman che col treno. Grazie. Simonini, 30 secondi. Ma questa cosa di spostare ogni anno studenti quindi da un immobile all'altro è molto curiosa a Barga. Ogni anno si sposta qualcosa, si cerca di tamponare, di mettere sostanzialmente una pezza, ma poi non, in definitiva non c'è niente. Si sente parlare della cittadella scolastica, si parla, intanto passano gli anni, passano le amministrazioni e si continua a spostare. Grazie. Non ci sono repliche. Quindi passiamo a un altro argomento e parliamo di frazioni del comune di Barga. Quali progetti per le frazioni del comune? Un minuto e mezzo per rispondere, parte Mastro Naldi. Beh, negli incontri che ho fatto nelle frazioni, la prima cosa che ho detto è che le frazioni sono lo specchio di un comune. E io come rappresentante poi di una frazione come quella di Pontallania ho sempre fatto forza e leva su quello che secondo me sono l'immagine che un comune deve dare dei propri centri abitati periferici. In questi anni devo dire che purtroppo poco si è fatto e quello che si è fatto è stato fatto nelle frazioni forse più grandi. Ci sono frazioni dove tuttora non arriva la metanizzazione, ci sono delle situazioni di frazioni dove c'è dei pericoli sulle strutture dei marciapiedi, come la stessa Pontallania, ma ieri sera se ne parlava oggettivamente anche per quello che riguarda la frazione di Mologno. Le frazioni meritano più rispetto e io credo che sinceramente chi ha amministrato fino a questo momento su determinate frazioni, oggettivamente non su tutte, perché direi il falso, ha lasciato un po' le cose abbandonate a se stesse, quindi il cercare di recuperare quelle che sono comunque, di recuperare quello che è l'immagine, dico, di una frazione, secondo me è importante. Questo può avvenire anche con l'aiuto dei cittadini stessi che ci stanno, che devono essere comunque di stimolo a chi amministra e anche alle varie associazioni del paese che ci possono dare la mano in questo. Grazie. Simonini. Prego. Allora, sulle frazioni potremmo dire moltissime cose.
La cosa principale però che mi viene subito in mente in queste ultime settimane, girandole un po' e anche conoscendole meglio, ho riscontrato molte lamentele da parte degli abitanti stessi, i quali mi hanno dichiarato che l'amministrazione comunale è stata molto, molto latente, diciamo così, per le frazioni del comune di Barga. Non per ultimo, proprio in questi giorni c'è stato anche un articolo, insomma, su un giornale dove si parlava delle condizioni dei cimiteri, dove soprattutto nella frazione di Sommo Colonia, insomma, risultano grosse problematiche. Noi vorremmo, a parte aprire il dialogo con tutte le frazioni, un dialogo costante, vorremmo anche lavorarci introducendo la proposta del cosiddetto baratto amministrativo, quindi poi andranno verificati tutti i criteri per mantenere le frazioni quanto più ordinate, quanto più pulite, decorose, e allo stesso tempo vorremmo fare veramente un calendario e quindi un calendario programmatico per tutti i lavori che vanno fatti in tutte le frazioni, in modo da non lasciarle indietro o lasciare all'ultimo, soprattutto quando ci sono le elezioni, che vengono fatti lavori, insomma, che non sono mai stati fatti. Campani. Allora, sulle frazioni innanzitutto vorremmo continuare la collaborazione con i comitati e le associazioni paesane per cercare di valorizzare e portare avanti tutte quelle iniziative legate alle tradizioni popolari. Ci sono due importanti progetti che riguardano tutte le frazioni e tutto il territorio del Comune di Barga, che è il progetto dell'illuminazione pubblica, che è un progetto molto importante perché prevede il cambio di tutte le lampade del Comune e l'installazione di nuovi punti luce. Un altro aspetto importante è quello legato alla fibra ottica, che anche su questo partiremo. C'è già un primo intervento della Regione Toscana per andare a intervenire nelle zone più diciamo carenti da questo punto di vista. Ci sono progetti importanti che riguardano le frazioni, come la riqualificazione della rocca di Sommo Colonia al Museo della Pace, diciamo tutti gli interventi su Casa Pascoli con la creazione di un centro studi. Per quanto riguarda, dico, quelle più diciamo importanti, c'è da porre l'attenzione a San Petroncampo sul discorso della metanizzazione, sono d'accordo con Mastronaldi. Rispetto a Fornaci c'è tutta una serie di interventi che riguarderanno la riqualificazione del centro dell'ex consiglio di frazione, i piccoli interventi per quanto riguarda il campo rosso a Fornaci e il teatrino del Cesar. Abbiamo presentato un progetto sulla sicurezza su Pontallagna molto significativo, oltre a tutta una serie di interventi legati alla salvaguardia del territorio, perché sono arrivati tutta una serie di finanziamenti per la strada di Tiglio, per la strada sopra la Vetricia. E ok. Ok, sì. Grazie. Uso. Feriello. Prego. Per quanto riguarda le frazioni, queste hanno bisogno di più attenzione. Le attenzioni, secondo me, non ci sono state in questo periodo. Sono state dimenticate a se stesse proprio per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e la viabilità di accesso alle frazioni. È mancata la pulizia delle zanelle, la regimazione delle acque, e quindi poi si sono verificate le frane. Queste frane, abbiamo visto, sono rimaste lì per anni, 3-4 anni, forse anche di più. Ultimamente, in periodo elettorale, sono state riparate con somme urgenze. Abbiamo fatto anche questo, quindi funziona così, in periodo elettorale si riesce a fare tanto, nei periodi precedenti no, dobbiamo aspettare i danni e poi li ripariamo, oppure li lasciamo lì così i danni aumentano e poi si spende di più, quindi bisogna eliminare questi sprechi, questo è quello che secondo me va fatto. La stessa cosa che diceva Simonini, cimiteri tranne qualcuno perché c'è qualche comitato che si dà da fare, ma sono abbandonati a se stessi, quindi non ci abbiamo rispetto per i morti, figuriamoci per i vivi. E questa è una cosa secondo me che bisogna ripercorrere e dare dignità almeno alle persone che non ci sono più. Grazie. Allora, ultima replica per Caterina Campani. Allora, le somme urgenze, lo dice la parola stesso, si usano quando c'è un'emergenza, non è che ci si alza la mattina e si fa la somma urgenza. Sui cimiteri c'è un project, i due cimiteri che sono più sofferenti, Sommo Colonia e Albiano,
Siamo in attesa di tutte le autorizzazioni degli enti per poter procedere a fare gli interventi. Rispetto alla manutenzione, ce lo siamo detto tante volte, Luca Mastronaldi ne è testimone in questi anni durante il Consiglio Comunale. Abbiamo dovuto fare delle scelte politiche, che considerate che dal 2011 ad oggi il Comune di Barga ha avuto circa 2 milioni di risorse in meno, abbiamo dato priorità alle famiglie a non aumentare le tasse. Tempo, grazie. Mastronaldi. Per quello che riguarda i cimiteri, sicuramente il project financing può essere un aiuto per cercare di migliorare certe situazioni, però se si fa riferimento per esempio al cimitero d'Albiano, forse prima bisognerebbe cercare di mettere in sicurezza quel versante che probabilmente è stato anche causa di smottamenti e quant'altro, solo esclusivamente perché il locale Rio dell'Orso non è stato mai riguardato in maniera decente, e quindi poi ha provocato anche comunque questo danno. Grazie. Non ci sono altre repliche, quindi andiamo per l'ultima volta in pubblicità, poi l'ultima domanda e l'appello al voto. E siamo di nuovo in collegamento in diretta con Barga per l'ultima parte del confronto tra i candidati a sindaco per il Comune di Barga. Vi ricordo che si vota per le elezioni amministrative domenica 26 maggio. Allora, siamo all'ultima domanda. Chiediamo ai candidati se hanno un sogno nel cassetto o comunque un progetto con il quale vorrebbero identificare il loro mandato amministrativo se venissero eletti sindaco. Un minuto e mezzo di tempo per rispondere, parte Francesco Feniello. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di voler realizzare una cooperativa di comunità, per coinvolgere i giovani della montagna e non solo, e per dargli un'opportunità di lavoro, quindi creare nuova occupazione sostenibile sul territorio e una manodopera flessibile, quindi poterli impiegare nei lavori di manutenzione stradale e in tutti quei campi dove attualmente il comune e l'amministrazione comunale è carente. La cooperativa di comunità, unitamente all'Università Civica della Montagna, con l'istituzione di laboratori nel comune di Barga, coinvolgendo la montagna e la parte bassa del paese, questo è il mio sogno. È da diverso tempo che ci penso, l'avevo dato anche, credo, al senatore Andrea Marcucci quando ci siamo visti, quindi da sempre ho questo sogno. Secondo me è una prospettiva che può creare opportunità di lavoro. E attualmente dobbiamo creare lavoro, è quello che manca. Grazie. Mastronaldi. I sogni nel cassetto sarebbero tanti. Diciamo che quello più importante sarebbe quello sicuramente di risolvere il problema dei parcheggi a Barga. Abbiamo nelle nostre idee un progetto, lo teniamo lì, non tanto come un sogno, ma sicuramente come un qualcosa che vorremmo realizzare, che andrebbe a risolvere il problema non solo della sosta turistica, ma anche del centro storico. Quindi questo sicuramente è quel progetto che cercheremo di portare avanti qualora fossimo eletti e fossimo chiamati a amministrare il Comune di Barga. Poi ci sono altre cose, ma credo che la cosa importante è comunque cercare sempre di portare il nome di Barga alto, come amministrazione, non solo nel rispetto dei cittadini, ma anche cercare di far valere il nome di Barga nell'intera valle, perché credo che il ruolo che deve ricoprire è un ruolo importante, l'ha sempre avuto un ruolo fondamentale il comune di Barga, e deve continuare a essere comunque il capofila di tutti i comuni della nostra zona. Grazie.
Simonini. Ma in realtà ci sono diversi sogni, ma più che diversi sogni dovrebbero essere cose facilmente realizzabili. Io per questo mi sono differenziato un po' dai programmi dei colleghi e ho inserito nel programma, dopo un attento lavoro che va non solo dall'inizio di questa campagna elettorale, ma va ben oltre, quindi si parla di circa un anno e forse anche più, ho inserito nel programma una proposta di realizzazione finalmente, quindi andando incontro a diverse associazioni ed in particolare una realizzazione di un gattile da poi estendere a canile. Questa è una lacuna lasciata da molti amministratori nel corso degli anni, si sono sempre susseguite molte promesse poi non mantenute e sto lavorando da un anno per far sì che questo si possa realizzare, insomma, nel più breve tempo possibile, sia se diventerò sindaco del comune di Barga, sia se non lo diventerò, e questo peserà per i cittadini e quindi sul bilancio comunale e per le tasche di tutti voi cittadini zero, perché verrà fatto in collaborazione con molti privati, ecco. Grazie. Campani. Allora, il mio sogno forse non è così grande, ma è importante, perché è fatto forse di piccoli sogni, nel senso che quando si amministra oggi è molto più facile costruire una scuola che appunto tappare le buche. Quindi quando apri una scuola o fai un'opera importante come appunto il lavoro sugli archi della Ripa, cioè arrivi in fondo che provi soddisfazione, sei felice perché senti di aver fatto una cosa importante, però convivi molto anche molto spesso anche con una sorta di impotenza e di frustrazione, proprio perché non hai la possibilità di fare quelle piccole cose. Ecco, forse il mio sogno è di fare quelle piccole cose che sono importanti. Purtroppo, come dicevo prima, quando i soldi non ci sono devi fare delle scelte. In questi anni sono state fatte scelte rivolte a non aumentare le tariffe e sono 7-8 anni che non ci sono aumenti. Abbiamo diciamo, cercato di aiutare le famiglie per quanto riguarda la mensa, il trasporto, quindi di andare incontro alle fasce più deboli, tant'è che i sindacati, quando facciamo il bilancio di previsione, riconoscono che il comune di Barga ha avuto in tutti questi anni un'attenzione particolare, e l'accordo che riescono a stringere col comune di Barga è uno dei migliori accordi su tutta la provincia. È chiaro che abbiamo fatto abbiamo sacrificato le manutenzioni, ne siamo perfettamente coscienti, e forse questo, ecco, è il mio piccolo sogno. Poi forse se proprio devo dire qualcosa, mi piacerebbe creare la cittadella della musica. Grazie. Non ci sono repliche. Abbiamo esaurito le domande, prima dell'appello finale, applauso collettivo ai candidati. Siamo alla fine, siamo all'appello al voto. Inizia Caterina Campani, 2 minuti. Allora, intanto ringrazio tutti i candidati che... per l'entusiasmo, l'affetto e la fiducia che hanno riposto in me. Abbiamo scritto un programma partecipato, scritto a più mani, dove sono stati coinvolti tanti gruppi di persone che ci hanno dato una mano, abbiamo creato tante sinergie che vogliamo continuare a non disperdere, non disperderemo nel nostro cammino se ce ne darete la possibilità. Ci siamo presentati con una lista, non contro qualcuno, ma per costruire qualche cosa. Barga credo che si meriti un sindaco, o meglio, forse anche una sindaca. Moni, fermi, prego.
una sindaca di tutti che sia disponibile, e questo lo sarò, a parlare con chi mi ha sostenuto, ma soprattutto a parlare con chi non mi ha sostenuto, perché magari avrà scelto altri candidati. Abbiamo tanta voglia di fare, abbiamo tanta determinazione, abbiamo voglia di continuare a lavorare su tanti investimenti sul territorio, a sfruttare quelle sinergie virtuose che ci hanno portato in questi tanti anni ad avere sul territorio oltre 30 milioni di finanziamenti. Il prossimo sindaco il 27 di maggio si troverà ad avere, a partire su una base solida, perché ci saranno già 5-6 milioni di euro pronti lì per poter partire e fare tanti investimenti. L'entusiasmo c'è, la determinazione c'è, se volete, se credete in noi, se, come dire, condividete in noi questo entusiasmo e questo amore per Varga, scegliete la nostra lista Viviamo Varga. Grazie. Francesco Feniello, 2 minuti di tempo. Sarò breve, ringrazio innanzitutto i candidati a sindaco, quindi quelli che sono accanto a me, ringrazio i consiglieri, i candidati a consigliere delle altre liste e quelle della mia lista, perché poi ognuno deve governare il paese in modo, secondo me, corretto e nell'interesse del bene comune. Quindi io vi chiedo l'appello di voto e di votare per noi, perché noi rappresentiamo il rinnovamento. Non abbiamo vincoli con nessuno, quindi non abbiamo vincoli di sudditanza né con partiti né con altri potentati. Siamo persone qualificate e quindi vi chiedo di votare per la nostra lista per questo motivo. Sicuramente se sarò sindaco, sarò sindaco che lavorerà tutti i giorni con piccoli gesti quotidiani, non solo nel periodo preelettorale. Grazie. Luca Mastronaldi, 2 minuti. Il 26 di maggio questo comune ha la possibilità finalmente di cambiare e di mandare a casa chi ha governato per 30 anni, 40 anni in maniera ininterrotta. Lo può fare votando la nostra lista, lo può fare perché il suo candidato sindaco, ma anche tutti i consiglieri che ne fanno parte, hanno sposato in pieno quello che è una linea politica che vada soprattutto, come dice la nostra lista, alla salute. Siamo primi stati, e mi ripeto, i primi a voler tutelare questo, e lo faremo in ogni istante del nostro mandato. Il 26 di marzo, per cambiare, bisogna per forza dare un voto alla lista del cuore Luca Mastronaldi sindaco. Un cambiamento vero. Nelle nostre locandine, come ho detto all'inizio, trovate 3 parole: credibilità, onestà, trasparenza. Se mi votate non avete sicuramente un sindaco da salotti, vestito in giacca e cravatta, troverete sicuramente un sindaco con le maniche rivoltate, uno a contatto con i cittadini, come lo sono sempre stato, vicino alle esigenze di tutti. Il 26 maggio dateci fiducia e vedete che sarà ben ripagata. Grazie. Simone Simonini. La lista Prima Varga nasce come la lista del vero cambiamento politico-amministrativo del comune di Varga. Noi, quindi io e la mia lista, ma in primis mi metto davanti io, ho fortemente voluto una chiara identità. Ho voluto una chiara identità inserendo nella nostra lista, seppur civica, 2 simboli di partito, quello della Lega e di Forza Italia. L'abbiamo fortemente voluto per identificarci dal resto delle liste e per avere un chiaro riferimento politico. Quindi non abbiamo avuto paura di nasconderci dietro liste civiche. Per questo il 26 di maggio noi crediamo che sia un giorno importante per Varga, per dare la vera alternativa a questo comune. Alternanza vuol dire democrazia e voglia di mettersi in gioco e anche di migliorarsi. Io ringraziamento lo voglio fare anche ai colleghi
qua accanto a me, perché non è facile candidarsi, metterci la faccia, portare avanti programmi, portare avanti idee, essere anche insultati, non è facile. E questo per chi fa politica soprattutto come me, tutto a costo zero per i cittadini al momento, perché io mi sono sempre impegnato con idee che possono piacere o meno, ma l'ho sempre fatto gratuitamente. Ringraziamento anche a tutti i consiglieri che hanno partecipato e che parteciperanno a queste elezioni, sia quelli della mia lista sia quelle delle liste avversarie. Noi portiamo lo slogan libertà, sviluppo e cambiamento, e quindi siamo in corsa per voi per dare il vero cambiamento politico-amministrativo al Comune di Barga. Grazie. Allora, la serata si conclude qui, spero che possa essere stata utile per il voto del prossimo 26 maggio. Ringrazio ancora i candidati, la squadra esterna di Noi TV Abramo Rossi e Gian Piero Pucci, la DMS di Castelnuovo. Grazie a voi che siete intervenuti e buona serata.